Vergogna, 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 devi andare a tagliare l'erba nei prati di San Siro, Pioli, te ne devi andare, sei un cesso a scopinare, tu, io ti prenderei a scopinate del cesso in faccia, sei un allenatore del cazzo, sei finito, vai bene a sturare i cessi di Milanello. Come cazzo l'hai preparata la partita? Ma hai sbagliato. Ti prenderei ammazzate sulla pelata. Hai preparato una partita alla cazzo. Te devi prendere il rastrello e andare a rastrellare i campi. I campi ma pieni di merda, di letame. Puoi andare a fare te, basta. Una formazione iniziale che già avevo capito che ci prendevano ammazzate dietro i denti con Musà, un giocatore che non può giocare manco nella Salernitana. Musà, facciamo schifo al cazzo, dovete vergognarvi voi, i calciatori, l'allenatore, il primo è l'allenatore che prepara la squadra di merda e hanno anche il coraggio poi di incazzarsi alla fine, fallerisci. Ammasso di decele, siete veramente, siete una cosa indecente, una cosa vergognosa, ma non siete degni manco di prendere il rastrello in mano e andare a rastrellare, siete lo schifo del calcio, voi siete, tu Pioli, sei lo schifo del calcio, non sei degno di allenare questa squadra, sei una cosa scandalosa, scandalosa, mi fai venire il volto a stomaco. A te e chi ti ha difeso fino a oggi, una cosa inguardabile, ma si può fare una partita del genere, i primi 20 minuti così, guardate raga che se questi non restavano in 10, finiva 5-0, 5-0, De Rossi ha preso Pioli e l'ha preso per la pelata, e sbadabam, 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 contro il muro della picchiata. E hanno rischiato di fare anche il 3-0 loro. Il 3-0 in quel momento. In 10 uomini. Dovete provare imbarazzo. Ma voi dovete chiedere scusa. Ma per i prossimi 3 mesi dovete chiedere scusa. Stasera un'indecenza. Un'indecenza. Chiedevo coraggio. E invece col cazzo hai messo una formazione di merda. Di merda, l'ho detto all'inizio. All'inizio, quando ho visto la formazione, ho detto: questo qua sta facendo una cazzata imbarazzante. A scopinate, in faccia ti prenderei. Cioè, tu, non, veramente, tu devi passare 3 mesi con lo scopino a pulire i water di Milanello. Dove. Sono nero, sono incazzato nero. Te ne devi andare, se viene confermato questo cazzo d'allenatore è contestazione per tutta l'estate, tutta la stagione. E non azzardatevi a prendermi Lopetegui, e non azzardatevi a prendermi mezzi allenatori del cazzo. Ve lo dico a voi, perché siamo stanchi di sti mediocri di merda. Voglio un top allenatore e fare la squadra per l'anno prossimo, perché siamo stanchi di prendere per culate. E facciamo i complimenti alla Roma perché ha fatto una partita incredibile e gli facciamo i complimenti perché ha avuto cuore, perché ha lottato su tutti i palloni, perché ha sudato la maglia con dignità per i propri tifosi, quello che non avete fatto voi, che siete la vergogna del calcio. Complimenti a De Rossi e al pubblico della Roma. Abbiamo fatto schifo al cazzo.